Calvero spezzato. Puoi vedere alcune persone lavorare, camminare attorno alla zona, ma da quello che si può vedere non è rimasto un granché. Nessun resto dell'aereo di grosse dimensioni? No, non c'era niente, niente che ti poteva far capire che un aereo si era schiantato laggiù. La teoria pancake, secondo la quale gli incendi, pur non avendo sciolto l'acciaio, lo hanno riscaldato a sufficienza da far sì che i piani dell'edificio, indeboliti dallo schianto dell'aereo, si staccassero dalle colonne portanti d'acciaio causando una reazione a catena. Quindi ti aspetteresti sulla base di questa teoria, che è la teoria ufficiale, di vedere una pila di piani ammassati l'uno sull'altro e anche un asse di colonne portanti rimasto in piedi. Il cuore di ciascuna delle torri gemelle era costituito da 47 colonne d'acciaio massiccio. Se i piani si fossero staccati dalle colonne portanti, queste colonne sarebbero ancora in piedi fino ad un'altezza di 300 metri. Gli aerei non hanno tagliato tutte quelle colonne portanti. Abbiamo progettato questi edifici per sopportare l'impatto di un Boeing 707 che colpiva l'edificio in qualsiasi punto. L'edificio probabilmente può sostenere molteplici impatti di aerei di linea. Che l'aereo volasse direttamente contro gli edifici? Sì, direttamente, entrando negli edifici, giusto? Sta dicendo che gli edifici erano progettati per sopportare uno squarcio simile e rimanere in piedi? Sì, lo erano. Se tu lasciavi cadere una palla da biliardo dalla cima del World Trade Center da un'altezza di 110 piani, ci avrebbe messo dagli 8 ai 10 secondi per toccare terra, se non avesse incontrato alcun tipo di resistenza. Le torri gemelle sono venute giù quasi ad una velocità di caduta libera. 200.000 tonnellate di acciaio finisce in frantumi ed esplode verso l'esterno ad oltre 150 metri. Questo significa che i vari piani sono finiti in frantumi ad una velocità media di circa 10 piani al secondo. Non è possibile in alcun modo che il crollo di edifici generato da un effetto pancake possa avvenire ad una velocità pari a quella di caduta libera. Ma cosa può spazzare via tutta quella massa in quel modo? Gli esplosivi. Enormi colonne d'acciaio che arrivano fino al cuore dell'edificio e sono collegate fra di loro. Come può essere che crollino tutte simultaneamente, in modo tale che l'intero nucleo dell'edificio scompaia? Sembra proprio che quelle colonne portanti siano state tagliate. Noi facciamo questo tagliando le travi ad angolo. Ho iniziato ad osservare il metallo fuso. Tutti e tre gli edifici, entrambe le torri in mezzo a detriti, nei piani sotterranei e nell'edificio 7, c'erano queste vasche di metallo fuso. Se voi scendete giù, potete vedere metallo fuso che scorre lungo le scanalature delle travi. Sembra di essere in una fonderia, come la lava da un vulcano. L'acciaio fuso fu ritrovato 3, 4 e 5 settimane dopo, mentre i detriti venivano rimossi. Ci ha detto che l'acciaio fuso è stato trovato anche sotto l'edificio 7. Allora, sto osservando i documenti ufficiali e cosa dicono circa il metallo fuso? Non dicono niente. Aspettate un attimo, questa è una prova importante. Da dove è saltato fuori? La termite è così calda che riesce a passare attraverso l'acciaio, acciaio di strutture portanti, per esempio, così come un coltello taglia il burro. I prodotti della combustione sono ferro fuso e ossido di alluminio, che viene espulso, specie in forma di polvere. Ricordate queste enormi nuvole di polvere? Potete immaginare cosa succede quando combinate questi agenti chimici su larga scala. Vasche di metallo fuso sotto entrambe le torri dopo il loro collasso e anche sotto l'edificio 7. Ma l'edificio 7 non è stato nemmeno colpito da un aereo. Parte del problema è che la maggior parte della gente di fatto non sa un granché dell'edificio 7 a causa dell'estremo riservo che circonda questo crollo. Questo era un grattacielo di 47 piani. Questo edificio è crollato alle 17:25. Non è stato colpito da un aereo. Questo edificio aveva incendi solo su 2 o 3 piani. Ed è stato buttato giù da qualcosa che noi sappiamo essere una demolizione controllata.
Le demolizioni controllate assomigliano proprio a questo. L'edificio si piega nel mezzo, dopodiché cade giù, dritto, quasi ad una velocità di caduta libera. Prima di tutto fanno esplodere una delle colonne centrali, in modo tale che l'edificio cada su se stesso. L'edificio 7 si è piegato, si è incuneato nel classico modo. Le sue colonne centrali sono esplose per prime, in modo tale da non danneggiare strutturalmente gli edifici accanto, che distavano pochi metri. Secondo le procedure operative standard, se un controllore di volo della FAA nota qualsiasi cosa che possa far supporre un possibile dirottamento, i controllori devono contattare i loro superiori. Se il problema non rientra entro un minuto, i superiori chiedono al NORAD di far arrivare o far decollare degli aerei caccia per scoprire cosa succede. Dopodiché il NORAD trasmette l'ordine di decollo rapido alla più vicina base aerea militare con aerei caccia a disposizione. Sebbene solitamente occorrano 10 minuti circa per intercettare un aereo, in questo caso sono trascorsi quasi 80 minuti affinché gli aerei caccia decollassero soltanto. È un'anomalia del tutto inverosimile. Non un singolo aereo dell'aviazione americana fa girare una ruota, se non quando è troppo tardi. Non è arrivato neanche un jet. E se fossero stati così confusi, così deliberatamente confusi da non poter reagire? La ragione per cui non sapevano dove andare era imputabile ad una serie di esercitazioni di guerra contraddittorie e simultanee che erano in corso. Sono stati inseriti falsi segnali radar negli schermi radar del settore della difesa nel nord-est. Boston Center, abbiamo un problema qui. Abbiamo un aereo dirottato che si dirige verso New York. Abbiamo bisogno che qualcuno faccia decollare immediatamente degli F-16 o qualcos'altro quassù. Aiutateci. È reale o un'esercitazione? È reale o un'esercitazione? C'era un'altra esercitazione, Vigilant Warrior, che era in effetti, secondo fonti del NORAD, la simulazione di un dirottamento aereo che veniva condotta negli stessi istanti, con solo 8 aerei caccia disponibili, che dovevano decollare in coppia e far fronte perlomeno 22 possibili dirottamenti quella mattina dell'11 settembre. E non erano in grado di separare le esercitazioni di guerra dai dirottamenti reali. Pagina 1972. Il governo degli Stati Uniti non è stato in grado di determinare l'origine del denaro utilizzato per gli attacchi dell'11 settembre. Si ritiene tale questione di scarsa significatività pratica. Le autorità americane non sono riuscite a rintracciare la fonte dei finanziamenti degli attacchi. E poi abbiamo questa stupefacente e falsa affermazione. Fondamentalmente è di scarsa importanza. Invece è di enorme importanza. Non importa chi ha pagato per l'11 settembre. È stato riconosciuto che il crollo della Torre 7 è alquanto difficile da spiegare. La commissione dell'11 settembre ha implicitamente ammesso di non essere in grado di spiegare il crollo di questo edificio, non menzionandolo affatto. By not even mentioning it. Why are you and the Vice President insisting on appearing together before the 9/11 Commission? Because the 9/11 Commission wants to ask us questions. That's why we're meeting, and I look forward to meeting with them and answering their questions. Why you're appearing together rather than separately, which was their request? Because it's a good chance for both of us to answer questions that the 9/11 Commission is looking forward to asking us, and I'm looking forward to answering them. Let's see. Do you think they should be able to stand up and speak their own words? They should go under oath. They should be, yeah, in public. Don't you think that the families deserve to have a transcript or to be able to see what Adam, you said? Adam, you asked me that question yesterday.
La relazione finale doveva essere una relazione unanime. Ciò significa che se c'era un singolo membro della commissione che aveva una qualsiasi opzione su qualsiasi tema, quella cosa sarebbe stata tralasciata dalla relazione finale. Abbiamo scoperto non solo che lui ha lavorato per il gruppo che ha seguito la transazione all'amministrazione Bush, ma anche che questa persona